Ed eccoci qui in Via della Greca 5 a Roma, presso la Sala del Consiglio. Oggi è giovedì 4 aprile 2019, ore 11 e mezza circa, e siamo con l'artista Donatella di Francia. Donatella, com'è andata questa mostra per quanto ti riguarda? Benissimo, io ti ringrazio, è un grandissimo successo, sono stata chiamata anche da Parigi e quindi è stata una bella opportunità di farmi conoscere per chi già non mi conosceva e anche soprattutto nella zona di Roma. E io ho un laboratorio ai Castelli Romani, insegno pittura e vedete, anche questi quadri sono stati realizzati appositamente per questa mostra. E vedete questo ritratto della Qui a bambina? sinistra, Sì, l'ho il dato il titolo titolo è? Adolescente. È Sì, eccolo una qua. tecnica mista, ma è principalmente olio su tela, è rifinita con vernice d'amar. Ho voluto scegliere questa bambina perché è un'alunna del mio corso che ha posato appositamente per me e dove esprimo tutte le bellezze dell'adolescenza, il romanticismo, perché io sono una persona molto romantica e quindi è la sintesi un po' di tutte le ragazzine di questa età, i cambiamenti, un po' la vanità, quella ricerca di se stessi che inizia a quell'età. Come vedete uso i colori brillanti e sono stata definita anche un po' un'artista un po' fauve perché ho un passato di pittura. Siccome sono meridionale, io sono nata a Vibo Valentia, ma ora sono tanti anni che vivo qui, e, avendo un padre anche artista, sono vissuta tantissimo con i Guttuso, con i Picasso e sono tantissimo in me, li trovate nella mia personalità romantica, ma con colori molto vivaci. Sono stata definita dai giornalisti anche una pittrice fauve perché uso i colori come cartucce di dinamite. Senti, Questo Donatella, sì. questo invece, questo dipinto, quest'opera, che cosa rappresenta e quale tecnica hai usato? Sempre Allora, di quest'anno, no? Di questo sì, sempre 2019. adesso di gennaio è stato realizzato questo quadro in gennaio, è un tramonto classico che si vede in quel periodo, qui a Roma, sul Tevere, e il titolo è Tramonto sul Roma. Qui ho usato un po' una tempera, un po' tecnica mista, sempre rifinito con la brillantissima vernice d'amar. E la sintesi, questo quadro per me è una visione romantica della sintesi della situazione attuale di Roma. È sempre, è un po' in crisi, è un po' in crisi la città, però c'è sempre questo fuoco dentro, questo romanticismo. E sulla destra potete notare quasi mimetizzata una coppia di innamorati. Che nonostante tutto amoreggia Sì. lungo questo biondo Tevere che tanta storia e tanta cultura ha Sì, sì, visto, sì. e Si quindi queste. vede sì, la silhouette anche sia della cupola di San Pietro che Castel Sant'Angelo, Esatto, che però era in ombra, quindi. l'antico monumento adriano, Esatto, sì. ecco, e anche lì c'è il cuore di Roma. E in questo quadro si potrebbe intitolare anche il cuore di Roma. Diciamo un crepuscolo mai Sì, crepuscolo, diciamo un sì. crepuscolo se vuoi È un cuore che ancora eternizzato, batte, diciamo, un cuore continua a che vivere. ecco come nelle vecchie signore, magari anche degenti in ospedale eccetera, però sono sotto controllo, però sono quel battito flebile che però tiene in vita ancora con la speranza di ringiovanire o Sì, comunque di di rinascere rinascere attraverso oltre la appunto vita. l'amore di questi due giovani in ombra che potrebbero essere illuminati il giorno dopo, perché Sì, potrebbero anche essere sì. illuminati, così come questo lasciami dire, questo riflesso diciamo che esprime non solo il crepuscolo,
ma anche la possibilità, a mio modesto parere, con questi colori, di una rinascita, perché il cielo si sta rabbuiando, ma certamente di nuovo una nuova giornata illuminerà la città eterna e di nuove energie. Certo. E quindi questa, vi auguriamo a Roma di rinascere, esatto. Ce la metteremo tutta. Io sono un artista, ormai vivo qui da 25 anni e resterò a Roma, anche se sono stata chiamata fuori. Io ho deciso di restare qui e di combattere questa guerra di arte romana. Questa, voglio stare con la squadra dell'Etruria. Artefici del nostro destino, pur avendo, diciamo, un disegno divino che ci accompagna. Simuliamo la creazione e troviamo Dio in noi. Perfetto. Ecco. Io direi che con queste parole illuminanti, piene di amore per l'arte, per la cultura e anche per noi della Biennale, vorremmo ringraziarti di cuore per il tuo cuore e per ciò che ci hai donato in questi giorni di mostra. Grazie Donatella di Francia, grazie.